Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video spacchettamento, ma prima di cominciare volevo chiedervi scuse per il mio look di questa sera, ma ho il make-up in condizioni penso pietose, ma è da questa mattina alle 8 che sono truccata e adesso sono le 10 di sera e sono veramente esausta. Come vedete il mio nuovo look, ormai questi miei capelli, vabbè, considerate che appena fatti erano meravigliosi, adesso un pochino purtroppo ho sudato tantissimo, praticamente ho passato tutto il pomeriggio a correre da una parte all'altra di Roma con i mezzi per lavoro, quindi però io direi che per come sono riccia la piega ha tenuto benissimo. Come vedete ho rifatto anche il colore, le schiariture e mi piacciono molto. Se volete vedere come erano i capelli appena fatti, su Instagram troverete comunque le foto, che belli. Per chi fosse di Roma, ho fatto i capelli presso un salone che si trova a Roma in zona San Giovanni, che si chiama SC Care, dove praticamente vado sempre a fare i capelli. Vi lascio nell'info box il link alla pagina Facebook del salone, così se volete dare un'occhiata lì ci sono tutti i riferimenti. Nel caso andasse, ditegli che comunque che vi manda lo stesso make-up, perché sicuramente saranno molto contenti e saranno felici di aiutarvi, di prendersi cura di voi, insomma, in quanto mi seguono anche loro su Facebook, su YouTube e su Instagram. E partiamo subito, allora, di che cosa parliamo oggi? Mi è arrivata la prima My Beauty Box, non vi faccio vedere questa parte perché ci sono i miei, vabbè, c'è il mio indirizzo e tutto quanto. La prima My Beauty Box, perché mi sono abbonata anche a questa box. E sono molto curiosa di vedere cosa c'è dentro, quindi procediamo subito con l'apertura. Per quanto riguarda Look Fantastic, l'apertura l'avevo fatta su Instagram, adesso invece la faccio qui e vi mostrerò anche i vari prodotti e magari però su Instagram qualcosa la faccio comunque per accennare, visto che questo video non so quando lo pubblicherò, sono un po' storti. Vabbè. Meglio che di profilo sono meglio che frontale. Ci fate caso, mi delire. Allora, tolta la bustina, abbiamo, non so cosa ci sia dentro neanche io, quindi lo scoprirò con voi. Cose che cadono. Abbiamo la rivista Io Donna in italiano, che andrò poi a leggermi. Guardate, c'è anche un campioncino aperto così a caso del mio fondotinta preferito, il Double, molto interessante, e questa poi andrò a leggermela. Ma veniamo alla cosa succosa, che è questa scatola che si presenta molto molto carina, almeno questa parte qui, questo cartoncino qui è molto carino, come Beauty Box per VP. Ecco, non so cosa sia, questa parte si toglie e dentro c'è la beauty box così tutta nera. Vediamo un po' cosa contiene. Sono molto molto curiosa. Io ho fatto l'abbonamento, il costo mi sembra che sia di 14 euro al mese. Ho fatto l'abbonamento mensile che però si rinnova mese per mese finché non lo disdice, non la disdetta. Ok, si presenta così, c'è questo adesivo. Presenta così, wow box, credo che il tema quindi sia la wow box, e abbiamo questo cartoncino. Che dice questo cartoncino? Ah, spiega sostanzialmente la collaborazione, e anche qui c'è pure uno sconto per questa WP, e poi c'è un cartoncino di Avon, e poi questo è il contenuto, come si presenta. Vedo un habla, vedo una cosa che non so cosa sia, ma partiamo. Allora, intanto, vabbè, di WP abbiamo questo specchietto. Spero di non accecarvi comunque uno specchietto. Lo vedete? Ok. Poi. Qui abbiamo una Distillery Sleep Potion Night Cream. Questo non so se è una crema notte, cioè una crema notte classica, una crema di quelle che... No, una crema, Vanessa, che si dice non è una maschera, quindi è una semplice maschera notte. Comunque adesso ve l'apro. Se fate caso, come vi dicevo, sono veramente stanchissima. Adesso prendevo il cestino. Allora. Il packaging è molto carino, devo dire, eh? Non so cosa vedrete. È trasparente.
Tra l'altro, io stavo finendo la mia prima notte, quindi questo era l'unico prodotto che sapevo cos'era, perché sul sito ti facevano scegliere se volevi quella giorno o quella notte. Io ho scelto questa notte. E, per il resto, era tutto a sorpresa. So che c'era qualcosa di Nabla, ma non avevamo specifiche. E poi basta. Stavo un attimo guardando se vedo al volo Linci. Sì, eccolo qua. Sono felice, non vedo siliconi. Adesso ve lo faccio vedere. Spero stia mettendo a fuoco. Ok. Vedremo, vi farò sapere. Poi, sono scendo all'ultimo, le cose che più mi incuriosiscono, ma vabbè. Questo che cos'è? Della Made Gelsomino Supremo Lipo Gel con la soda di gelsomino. Questo non va bene perché io odio il gelsomino. Cioè, odio la fragranza di gelsomino. I fiori mi piacciono. Che cos'è innanzitutto? Versare sul palmo della mano ed applicare sul corpo pulito. Ok, quindi è una specie di crema corpo. Adesso lo vediamo insieme. Si presenta così, sono 100 ml. Vediamo se è così insopportabile come di solito li profumi al gelsomino. Tanto, ok, si presenta così. No, devo dire che è buonissimo. Intanto è un olio e la fragranza si percepisce all'inizio leggerissima, poi dopo sentite proprio odore tipo di olio e unge. Quindi non lo so, io non amo molto gli oli corpo, però lo proverò, vi farò sapere. Ok, ora continueremo questo video punto per punto. Guardate che qui ho lo Scottex, come al solito non metto mai qui le salviettine struccanti, ma va bene. Andiamo avanti. Mancano altri tre prodotti, prendiamo l'altro che mi ispira meno. Bioscalin, Fisiogenina, shampoo fortificante rivitalizzante. Questo è molto interessante, come sapete sto usando miliardi di shampoo. Tra l'altro vedo Pau 15 mesi, non mi era mai capitato di vedere un Pau di 15 mesi, però va bene. E sono 100 ml e lo proveremo. Ok, allora, mi rimangono queste due cose, io non so di cosa sono più curiosa. Anzi, ok, adesso ho visto cos'è. Allora, questa è di Shaga ed è una palette di ombretti, quindi andiamo subito a vederla. Non mi aspettavo di trovare una palette di ombretti, wow. La palette in questione è questa. Allora, sembra piuttosto carina. Ora faccio qualche swatch con voi così vediamo un po' di che si tratta. Male. Poi questo fatto che ci siano ben due prodotti make-up, ora non so se è sempre così o se è solo un caso, mi esalta molto. Anche se, come ben sapete, io non dovrei accumulare altro make-up visto che sto in fase di smaltimento, ma ecco, la mia segnala box, metto la botte di make-up, non trovate? Questi comunque sono alcuni swatch, li ho fatto solo alcuni colori. La pigmentazione è media, comunque la proveremo e vedremo meglio. E infine l'ultimo prodotto che è quello che mi incuriosiva di più ed è di Nabla ed è un Blossom Blush nel colore Kendra. Ora Kendra io non... Questo lo posso anche aprire. Diciamo che non mi ha detto proprio fortuna perché io Kendra ce l'ho già. Ok, il blush è questo. Allora non vorrei aprirvelo perché io ho già Kendra, credo. Ora mi sembra molto atroce. Ho già Kendra. Aspetta, che forse ce li ho qui. Se mi dice fortuna, ce li ho qui. Quando mai mi dice fortuna? No. Non potete immaginare il disastro. Non ho idea di dove sia. Benissimo. Decisamente non ce l'ho qui. Quindi. E quindi niente, ve lo apro. Tanto qui vedete cose brutte. Che vi siete spostati. Ok, vabbè, ve lo apro. Allora, non avevo mai comprato Nabla questi blush in packaging, ma ho sempre avuto le refill. E qui hanno lo specchio. E questo è il blush Kendra, che da questo punto vi swatcho anche. Amen.
Ora mi viene il dubbio che forse Kendra non ce l'avevo. Boh, ve lo farò sapere. Ecco qua, questo è il blush. È un colore molto bello, devo dire, mi piace molto. E questo è tutto quanto dalla box. Direi che come prima box mi piace molto. Ora, per quanto riguarda i prezzi, io non mi sono informata perché appunto l'ho aperto adesso con voi. Se qui non c'è nulla che mi dice se è quel prezzo dei prodotti. Oh sì. Allora, qui ci sono tutte le spiegazioni, però i prezzi non sono indicati, quindi non vi saprei dire. Ma io direi che a occhio e croce direi che comunque superano i 14 euro. Ottimo, magari ve lo dico su Instagram, seguitemi su Instagram. Ma quando voi vedete questo video ve l'avrò già detto in una stories. Quindi, l'unico modo per non perdervi tutte le informazioni è seguirmi su Instagram. Questo è tutto, un bacione, vi alla prossima e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Ciao, fatemi sapere se vi piace questa idea delle beauty box. Un bacio, ciao!